Hai notato? Il 2017 sta per finire. Stiamo per rotolare velocemente verso il suo epilogo. Sembra ieri quando ci scambiavamo gli auguri per il nuovo anno e tra qualche settimana torneremo a replicare questo rito. Come sono andate le mie letture? Vediamolo. Quest'anno ho letto più di 25 libri, meno di quello che avevo fatto l'anno prima, quando ero arrivato a leggerne 50, e l'obiettivo era di 35. Va bene così, non voglio correre, leggere sempre di più, ma leggere di meno. Per il 2018 cercherò di non superare i 20 libri, ma quali sono stati i migliori? Prima di svelarlo, di questi libri ho parlato su questo canale e lascerò il link qui sotto. In cima al podio, piazzo Vita e destino del grande scrittore russo Vassili Grossman. L'editore è Adelphi. La critica lo ha definito il guerra e pace del XX secolo e dal basso della mia esperienza concordo pienamente. Un gigantesco romanzo dove si incontrano anche Stalin e Hitler, che si svolge attorno all'assedio della città di Stalingrado, evento centrale che probabilmente ha deciso le sorti della Seconda Guerra Mondiale e anche il nostro destino. Poi, Memento Mori della scrittrice scozzese Muriel Spark. Anche in questo caso l'editore è Adelphi. Un gruppo di anziani benestanti ricevono una telefonata da un anonimo che dice loro: ricordati che devi morire, nient'altro. Chi è? Cosa vuole? Ma vuole davvero qualcosa oppure un romanzo che per fortuna non svela nulla, ma induce a capire che spesso la migliore letteratura non mette la parola fine alla storia. I doni della vita di Irène Némirovsky. Io ho letto l'edizione digitale della Newton & Compton, ma esiste anche in cartaceo e digitale della casa editrice Adelphi. Questo romanzo è la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che è stata una grande scrittrice, una delle più importanti del Novecento. Qui non ci sono i temi che si trovano in molte delle sue opere, ma il suo talento invece è lì, ben vivo e presente. L'oratorio di Natale dello scrittore svedese Göran Tunström, l'editore è Iperborea, un luminoso romanzo che parla sì di morte, e tu potresti dire, ma se hai appena detto che è luminoso, sì, non sono in contraddizione, è un romanzo che ricorda la forza e la potenza dell'arte, che ne celebra il potere proprio affrontando il dolore della perdita, l'impossibilità di raggiungere quello che desideriamo. Per esempio, eseguire l'oratorio di Natale di Bach, raggiungere un nuovo amore dall'altra parte del mondo, amare la donna che vive nella stessa città. Naturalmente non voglio dire che tutti gli altri romanzi o raccolte di racconti che ho letto non sono degni di considerazione e meritano soltanto il dimenticatoio, al contrario, ma di certo, a mio parere, questi sono stati i fari, le perle più preziose che mi è capitato di incontrare nelle mie letture di quest'anno, il 2017. Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.